Macri di Locri per questa 31esima giornata di campionato di Serie D Girone I, ovvero la 14esima di ritorno. Quest'oggi la C Locri 1909 ospita la SD Gea Virtus Barcellona, che va in campo con la squadra con il numero 31 Cascione, col numero 4 il vice capitano Dodaro, con il numero 22 Allegra, con il numero 20 Del Vecchio, con il numero 16 Grosso, con il numero 8 Grillo, con il numero 23 il capitano Akrapovic, con il numero 28 Miuccio, con il numero 45 Cucchiara, con il numero 18 Silla, con il numero 35 Moussa. In panchina a disposizione del mister Carruezzo, con il numero 12 Diao, con il numero 26 Diamutene, con il numero 5 Bruno, con il numero 11 Velardi, con il numero 13 Rossano, con il numero 14 Gianbanco, con il numero 17 Perkovic, con il numero 27 Gonzales, con il numero 33 Pisaniello. Per la C Locri 1909 in campo con il numero 1 Matteo Pellegrino, con il numero 3 Placido Indelicato, con il numero 5 il vice capitano Davide Varricchio, con il numero 6 Liberato Russo, con il numero 11 Simone Caruso, con il numero 15 Pietro Pio Bacciglieri, con il numero 19 Matteo La Rosa, con il numero 20 Cosimo Pagano, con il numero 30 Nicola Cosentini, con il numero 32 Alfredo Trumbino, con il numero 77 il capitano Giovanni Condomitti. In panchina a disposizione di mister Domenico Quattrone, con il numero 12 Luigi Manno, con il numero 4 Luciano Costabile, con il numero 8 Alex Dapice, con il numero 13 Domenico Nobile, con il numero 16 Danilo Amato, con il numero 21 Serafino Bruzzese, con il numero 33 Vittorio David Biancola, con il numero 35 Gerardo Strumbo, con il numero 99 Orazio Pannitteri. La designazione arbitrale per questa giornata di campionato è sul signor Ancora della sezione di Roma come arbitro, primo assistente signor Pizzoni della sezione di Frattamaggiore, secondo assistente signor Russo della sezione di Torre Annunziata. Vi raccomandiamo come al solito di allontanarvi dalle ringhiere per ragioni di sicurezza e vi auguriamo una buona visione. Grazie. Shut up!
Marci Locri passa in vantaggio. Il gol in punizione del numero 32, Alfredo Trombino. Yeah!
un'altra volta a gestire la situazione secondo quello che poteva dare e secondo quello che avevi di fronte, quindi anche spazio a una tua nuova interpretazione, spazio a uomini che hanno avuto poche soddisfazioni e una gestione blanda di una gara che non ha offerto grandi emozioni. Ma io penso che era anche difficile aspettarsi grandi emozioni da una partita come questa, no? Io ho a disposizione una rosa di giocatori e quando ce n'è l'opportunità cerco di dare lo spazio che meritano a tutti quanti. Oggi pensavo che la partita potesse, diciamo che l'interpretazione giusta poteva essere quella che abbiamo fatto e così l'abbiamo preparata in settimana. Magari speravamo di chiuderla un po' più di anticipo, però va bene lo stesso. Continuiamo. È mancato poi, mister, è mancato Strumbo pure. Fortunato. Sì, no, Strumbo ha avuto. Sta convivendo da un po' di settimane con un problema, un principio di pubalgia, e poi in più ha avuto un problema, un attacco febbrile stanotte, quindi ho preferito, ecco, evitare anche di utilizzarlo perché comunque ho voluto ragionare su due partite, perché chiaramente per noi adesso sarà importante quella di giovedì e quindi anche nella gestione delle risorse dei ragazzi a disposizione ho cercato di dare un po' spazio, magari cercando anche di gestire, sapendo anche che avevo De Marco squalificato, Siano squalificato, quindi che rientreranno chiaramente dalla squalifica dopo questa partita, quindi già per giovedì abbiamo magari qualche soluzione in più. Ricchio ad iniettare fiducia, Pagano a spezzare il gioco, Caruso a sacrificarsi, Trombino a rivalersi in questo Locri, gli applausi poi li prende in delicato e li ha meritati. Assolutamente, perché ripeto, il ragazzo è uno di quelli che magari in questa parte della prima parte, insomma, da quando è arrivato un po' ha avuto qualche difficoltà anche di ambientamento, però ha sempre lavorato con serietà e con impegno e oggi giustamente si è ritagliato lo spazio che meritava e onestamente ha fatto bene, così come del resto tutta la squadra, ripeto, perché comunque venivamo da due brutte sconfitte con 7 gol subiti e sicuramente sapevamo che comunque le difficoltà ci potevano ed è stato evidente che ci fossero. Chiaramente siamo stati bravi anche a non avere la fretta, non farci prendere dalla frenesia, come ho io anche chiesto, cercare appunto di fare il nostro gioco senza farci trasportare troppo dalla voglia di strafare, pensando che di fronte magari avessimo un avversario dimesso che invece si è dimostrato tutt'altro che dimesso, come è giusto che sia. Ha giocato la sua partita e ci ha creato anche qualche difficoltà, però credo che alla fine il risultato non faccia una piega. Se sono visti, se non mi ricordo male, per la prima volta i 3 dietro, in una qualità assoluta quest'anno. Sì, sì, diciamo che era una situazione tattica sulla quale ci stavo lavorando da un po', in queste settimane l'abbiamo provata diverse volte. Oggi anche per una questione di qualche problemino che avevo davanti con appunto De Marco squalificato e con Pannetteri non al meglio, che non aveva sicuramente 90 minuti, allora mi è sembrato che fosse la partita giusta per provare, insomma, questo nuovo sistema. Penso che alla fine abbia dato i suoi frutti, perché la squadra secondo me è stata, mi è sembrata abbastanza ordinata, poi non abbiamo preso gol, quindi è già una notizia. Il senno del poi, ma fosse stato utilizzato altre volte, forse avevamo qualche punto in più. Ma guarda, io dico che comunque sì, anche è vero, però questo è un modulo sul quale io sinceramente da un po' che ci stavo pensando, lo stavo anche lavorando da un po'. Chiaramente col senno del poi sicuramente può anche darsi che sia così. Ma non il modulo, fosse stato utilizzato Quattrone prima. Questo non lo so. Questo io vi ringrazio, insomma, sei sempre molto gentili con me, però io cerco soltanto di fare del mio meglio e di fare quello che sto facendo nel migliore dei modi. Poi
i ragazzi vanno in campo e il merito è solo e esclusivamente loro, se riescono a fare quello che durante la settimana poi si prova, questa è la cosa più importante. Poi Quattrone piuttosto che un altro, secondo me in questo momento è riduttivo, i meriti secondo me vanno soprattutto ai ragazzi. Il direttore Gallo, che era in panchina per l'Igea, io le chiederei più una stagione dove forse è bene finire per riorganizzarsi anche nel morale. Comincia a diventare un'agonia questo finale? No, assolutamente no, perché no, fino all'ultimo tireremo le nostre forze e non ci renderemo mai, anche se siamo oggi materialmente retrocessi. Però questo non vuol dire che noi buttiamo le armi, anzi, onoriamo il campionato fino alla fine. Sì, dico, la stagione è andata, diciamo, abbastanza male, anche i cambi dell'allenatore, ma già dall'inizio si vedeva. Scusa, mi interrompo, ma lei sì, quando inizia la stagione cambia, ci sono tre cambi allenatori, due cambi di direttore, c'è qualcosa che non va. Quindi evidentemente è stato tutto dall'inizio che ha andato un po' male. Evidentemente poi alla fine i ragazzi ne hanno risentito di qualche cosa, anche se alla fine in campo vanno loro. L'ultimo periodo devo dire che hanno risposto, sono stati anche, bisogna dirle anche grazie di come si sono comportati, di come vanno in campo. Certo, poi gli episodi come oggi ci vanno a condannare, come altre volte magari che potevamo fare gol e non siamo riusciti a fare gol, o perché per non bravura nostra o perché la palla non è entrata. Siamo a raccontare oggi questi risultati. Sulla partita di oggi? La partita di oggi c'è una partita molto strana. Beh, però il tecnico dell'Opri ha detto un avversario tutt'altro che dimesso. Poi se andiamo anche a guardare le individualità e l'atteggiamento anche del reparto difensivo, la sua. Io penso che e oggi mancavano sia Damote che Mancuso, due infortuni che all'ultimo minuto. Penso che la nostra difesa sia una delle migliori dell'interregionale, perché l'unica squadra che noi abbiamo avuto difficoltà e ci ha messo sotto proprio sul profilo anche agonistico, che sia tecnico, sia stata solo la Torres. Altre squadre ce la siamo giocate tranquillamente, poi sono stati gli episodi a venire fuori a fare il risultato. È già in campo una riorganizzazione, un'ipotesi per l'anno prossimo? Ma ancora presto, fino a queste tre partite vediamo di finire dignitosamente con i nostri colori, poi a fine anno poi queste tre partite si daranno le somme e poi si deciderà il da farsi del proseguimento, che sicuramente ci sarà. Grazie. Grazie a voi. Grazie.